ragazze, no, non sono Morticia, non sono nemmeno Crudelia Demon, ma sono sempre io. Ancora non ho capito questo rossetto come mi sta, non penso che lo metterò mai al di fuori della mia stanza, però volevo provarlo e quindi ho detto vabbè, lo mettiamo per il video. Oggi video che non faccio da un sacco di tempo, cioè sui trucchi. E infatti è da un sacco che non compravo trucchi, soprattutto non facevo ordini online. E quindi adesso vi farò vedere cosa ho comprato sul sito Makeup Revolution, alcune cosine Essence e Wycon. Allora, non so se lo sapete, il venerdì dopo il giorno dei ringraziamenti in America c'è sempre Black Friday, cioè una giornata dove si fanno tutti i siti, tutti i negozi, non tutti, vabbè, i negozi fanno gli sconti. In America chiaramente gli sconti sono più elevati, dal 50 al 70%, in Italia massimo 10-20% se sei fortunato 30%. Comunque mi era arrivata l'email che anche Makeup Revolution aveva messo gli sconti, non ricordo che tipo di sconti, però dato che in genere ha sempre prezzi bassi, ho dato un'occhiata al sito, mi sono innamorata di alcune cose, altre che mi piacevano erano finite. Ho detto vabbè, mo faccio un ordine al volo, piccolo piccolo, e faccio la brava e mi faccio un autoregalino di Natale. Anche perché poi una cosa che mi piace di questo sito è che, superati i 30 euro, che è facile comunque superare, le spese di spedizione sono gratuite e quindi yes, nonostante comunque arrivi dalla Spagna. Infatti mi è arrivato in una settimana esatta. Ed è stato spedito, ordinato il venerdì, è stato spedito il lunedì e il martedì, quindi c'è stato anche qualche giorno e mezzo, quindi perfetto. E mi è arrivato con il corriere GLS. Ok. Passiamo al contenuto del pacco, che ho già aperto perché volevo truccarmi con alcune di queste cosette e poi vi farò vedere gli swatch di tutte le palette, perché adesso mi è impossibile davanti alla fotocamera tramite un post sul blog. E quindi partiamo subito. Ho preso quattro palette. Ok, allora, è da un sacco che sto cercando un blush un po' più scuro. E quindi quando ho visto questa palette di blush che aveva più blush colorati, ho detto vabbè, provo questa. L'unica cosa che non volevo è che fosse in crema, cioè la volevo in polvere, però c'era soltanto in crema, quella in polvere non era disponibile. Ho detto vabbè, provo a prenderla lo stesso, perché in genere i prodotti in crema sulla mia pelle grassa non è che sono proprio adatti, e anche perché poi si devono mettere con le mani, io odio sporcarmi le mani quando mi trucco, ecco perché uso sempre i pennelli. Comunque ho detto vabbè, proviamola, e avevo visto qualche swatch in giro e mi piacevano comunque le tonalità. Quindi la palette è questa. All'interno ci sono 8 colorazioni, tutte cioè non ce n'è una chiarissima, sono tutte abbastanza colorite. A me il blush si deve vedere, cioè se lo metti non si vede, per me il blush non ha senso, preferisco metterne, non ne metto tanto, però un po' si deve vedere, deve dare colorito. E quindi ci sono queste varie tonalità sul rosa e sull'aranciato. E io prima ho utilizzato questa. Devo dire che sono anche molto scrivente, infatti mi sono fatta la mano tutta sporca di blush. E vabbè, comunque poi devo provarla meglio, magari vi farò sapere nel post sul blog anche la durata. E quindi questa qui, questa era l'unica che costava un po' di meno, 6,99 euro. Tutte le altre palette costano 7,90 euro, costavano, ma non ricordo se erano i prezzi dei saldi. Vabbè, date un'occhiata voi al sito, ma non mi ricordo più. E vabbè, quindi altra palette è questa per il contouring. Ormai questo contouring ci sta rompendo le scatole. Tutte stanno a fare video sui contouring, tutte utilizzano il contouring, solo io non lo so utilizzare e non avevo i prodotti per farlo. E quindi ho detto vabbè, ho trovato una palette che costa poco, la provo. Anche questa, le cialde tra l'altro sono anche molto grandi. Ho trovato questa, ho detto vabbè, ma la provo. Ho detto due volte la stessa cosa. Ok, comunque ci sono quindi tutte queste tonalità più scure, come per fare la parte che sfina, non so come si dice, e poi queste parti, la parte qui di questi più chiari per illuminare. E anche questo l'ho utilizzato prima per truccarmi. Anche questi sono abbastanza scriventi, anche questi però essendo in crema mi infastidiscono un po',
Però penso che per il contouring serva per forza qualcosa in crema. Devo prima imparare a fare il contouring e poi ne posso parlare. Però mi sembrano un po' troppo liquidi. Non so se veramente, non so se sulla mia pelle possano veramente durare, perché la mia pelle è olio, non è pelle. Cioè, se la strizzico, faccio l'olio d'oliva e lo metto nella pasta. Non sto scherzando, però fa schifo, veramente fa schifo. Però, quindi da provare anche questo. Passiamo alle due palettine di ombretti. Sul sito veramente ce ne sono tantissime. Ultimamente mi piace mettere ombretti shimmer sulla palpebra mobile e mettere i matte sfumati. E cercavo, in vera ne cercavo, ne volevo una magari che fosse tutta matte. Ce n'è una abbastanza grande che ha tutti gli ombretti matte, forse anche più di una. Mi piaceva, però era finita. E quindi ho preso queste due. Principalmente per il packaging, che mi piaceva tanto, vabbè, anche per i colori all'interno. Perché, cioè, sul sito tutte le cose hanno un bellissimo packaging, sono tutte molto particolari. Questo specchio mi uccide la salute proprio. Allora, ho fatto vedere il cuoricino, è tutta pelusciosa, sembra un piluscio. Cioè, questo pure è sbriluccicoso, cioè, ne vogliamo parlare, la userei come borsetta, troppo carina. Come qua all'interno ci sono tutte queste tonalità sul marroncino, nero grigio e beigeolini, cioè sono le tonalità classiche che si usano sempre. Sono quasi tutti shimmer, tranne qualcuno, 3, 4, 6. 6 sono matte e questa l'ho utilizzata prima per truccarmi. Abbiamo utilizzato il grigio metallizzato iperscrivente. È giusto questi qui un po' sfumati, non ho fatto un gran trucco. E queste palette comunque in generale sono iper scriventi. Tra l'altro la Makeup Revolution è molto simile a MUA, che a me è sempre piaciuta, anzi questa mi sembra anche leggermente migliore nonostante i prezzi siano bassissimi. Questa è della collezione però I Love Makeup, e I Love Makeup, che se cioè Makeup Revolution, però hanno fatto la collezione I Love Makeup. Vabbè, sto iniziando a delirare. E poi finalmente questa qui la volevo da un sacco di tempo, però non avevo ancora fatto un ordine e ho preso finalmente la I Heart Chocolate. Questo è il nome, qual è? Naked Underneath I Heart Chocolate. Queste qui con il cioccolato fuori ce ne sono diverse. C'è anche quella rosa, però non mi piacevano i colori all'interno e quindi ho preso questa. E anche questa all'interno c'ha molti marroncini, però a differenza è la stessa cosa di prima. A differenza dell'altra, c'ha anche qualche dorato, qualche violetto e c'ha invece del nero matte, c'ha il marrone matte. Diciamo, no, non è uguale, no. Forse qualcuno è simile, ma dal sito già si vedeva che non erano uguali. Sono molto diverse, c'è anche un verdino. E questi sono quasi tutti shimmer, giusto 3, 4, 5 matte. Però, cioè, guardiamola. Cioè, questa è da tenere proprio da collezione, cioè, anche se non la vuoi usare. Ok. Ultime due cosine che ho preso, perché come ho detto sono stata bravissima, ho speso 36-37 euro. Scusate, ma mi affogavo. Eyeliner. Questo mi piaceva perché è da un lato eyeliner a penna, che tra l'altro è iperscrivente, già l'ho provato, e anche abbastanza preciso. E dall'altro è matita nera. Questa non l'ho provata ancora. Di quelle che non si devono temperare. Dovrebbe essere anche Cajal, tra l'altro. Kohl & Flick. Ok, e quindi un prodotto 2 in 1 che costava 3 euro e qualcosa, mi sembra ottimissimissimo. E infine, questa cosa che vedete sulle mie labbra, questo rossetto. Allora, parliamo di questo rossetto. Parliamo di questo rossetto che sembra un rossetto MAC, è fatto identico ad un rossetto MAC, quindi 10.000 punti a favore perché è carinissimo anche questo packaging. Questi sono gli Iconic Pro, quindi sono quelli che costicchiano un po' di più, ma sempre attorno ai 2-3 euro, non di più,
credo. E in pratica è scurissimo. Dal sito non sembrava così scuro. Cioè, volevo un rossetto scuro, ovviamente, se non l'avrei scelto, però non pensavo che sarebbe stato così. È molto cremoso, quindi tende un po' ad uscire dal contorno delle labbra e non è molto omogeneo quando si stende. Però non lo so, cioè, devo vedere almeno se dura e devo capire veramente, aiutatemi anche voi se mi sta bene, perché a me sembra un po' eccessivo. Mi sento un po' veramente un cadavere, non so. Però non cadavere, cadaveri no, non hanno la bocca piena. Boh, non lo so. Comunque, beh, bla 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 bla. Basta, abbiamo finito l'ordine Make Up Revolution. Ho sparato un po' di cazzate. Passiamo alle cosine Essence. Essence ho preso, finalmente ho trovato questi nastri. Questi cerotti per i punti neri, tra l'altro c'è scritto New Formula, quindi dovrebbe essere una nuova formulazione, non lo so se è migliore, io non ho provato quei precedenti, per come sono io può darsi anche che li ho comprati tempo fa, li ho chiusi nel cassetto e me li sono scordati, un giorno li ritroverò e li dovrò buttare, però mi sembra di non averli mai provati e questo qui l'ho aperto, ne ho già utilizzati due, lo dovevo fare anche oggi. Mi sono scordata perché tra le istruzioni c'è scritto da utilizzare massimo. Aspetta, come sta scritto? Utilizzare massimo ogni 3 giorni, cioè si deve fare un giorno sì, un giorno no, tipo, cioè, non ho capito, quindi l'ho fatto per 2 giorni di seguito, lo volevo fare pure oggi, vabbè lo metterò domani, insomma alla fine dei conti, cosa importante, ha tolto qualche punto nero, pensavo qualcosina in più perché sembra che non aderisca benissimo al mio naso gigante. Però diciamo qualcosina la riescono a fare, non so il prezzo perché non c'era scritto, ho comprato le cose un po' a casaccio. Io ho preso anche questa crema anti-spot, moisturizer, che è una crema che sinceramente io sto mettendo a volte prima di truccarmi, a volte dopo che mi sono schiattata le bolle, soprattutto in quest'ultimo caso, quindi una crema così che sto utilizzando, così una crema viso semplice. Poi altra palettina è questa qui, una delle nuove, ce ne sono se non erro 4 o 5, non mi ricordo quante ne ho viste, una sui toni del verde, una sui toni del marrone, questa sui toni del rosa e una sui toni del grigio, dovrebbe essere 4. Prezzo 4-5 euro, non mi ricordo quanto costa, forse 4,99. E appunto io ho preso questa qui, All About Roses, dove ci sono tutte queste tonalità di rosa violetto e il marroncino. E anche questa la sto utilizzando abbastanza ultimamente perché è abbastanza carina. Come ha detto Clio, non dura tantissimo, soprattutto senza primer, però non è male. Poi ho preso per la millesima volta conoscete questo numero? La matita per le sopracciglia, io utilizzo la 02 Brown, questa è la quarta o la quinta che compro perché io le sopracciglia le ho schifosissime, anche adesso sono schifose, però se non le disegnassi sarebbero molto peggio. Le disegno con la matita e poi sopra ci passo sempre l'ombretto di Essence apposito per le sopracciglia e quindi la utilizzo molto. Poi ho preso di nuovo, non so nemmeno se è la stessa collezione, non penso. Mattifying Compact Powder, la cipria, fondamentalmente 3 ore di bordello e la cipria. Questa è la numero 10 Light Beige. Boh, può darsi che è come quella che avevo prima, che ho finito, cioè c'è rimasto un buco in mezzo gigante e quindi l'ho ripresa. E infine questa matita labbra. Che avevo adocchiato già una volta, però non mi ricordavo se l'avevo comprata già. Mi ricordavo di se sono venuta a casa, non l'ho trovata. Non so se l'ho persa, se non l'avevo comprata, me l'ho fresciata, quindi l'ho comprata perché mi piaceva. E questa è la numero 15 Honey Berry.
è un violetto fucsiato, molto carina, io queste matite ne ho tantissime, mi piace metterle su tutte le labbra direttamente senza altro sopra, oppure comunque come contorno labbra assieme a qualche altra cosa, come ad esempio con questo che ho visto che stanno molto bene insieme, che è la mia prima tinta labbra Wycon. Ho sentito parlare molto bene di queste tinte, costa 6,99 euro, e quindi volevo provarla. Tra i colori che c'erano, sinceramente non ce n'erano molti che mi colpivano, quindi ho preso soltanto questa per il momento, almeno per vedere com'era. E quindi anche questa è un violetto fucsiato, molto carina, è abbastanza resistente, questa l'ho provata. Quando ho mangiato se n'è andata via, però l'ho riprovata durante il giorno, ho resistito tutto il tempo che sono scesa, sono tornata a casa e bla bla bla. Quindi in ogni caso mi piace perché all'inizio è bagnaticcia, poi dopo un po' si asciuga e diventa mattissima, mattissima, e quindi sembra quasi una matita labbra, cioè diventa proprio matta. E infine, sempre da Wycon, ho preso questo eyeliner in penna verde. Non mi faccio lo swatch sulla mano perché quando in negozio mi sono fatta lo swatch sulla mano, sono tornata a casa dopo aver pulito i salvettini, eccetera, 10 ore per toglierlo, il giorno dopo avevo ancora il segno. Infatti, questo eyeliner è waterproof, se non sbaglio, perché non c'è scritto più, solo io mi ero flashata che era waterproof. Non è waterproof, non c'è più scritto. Boh, mi sembrava che nel negozio ci fosse scritto waterproof. Comunque, è waterproof secondo me perché non se ne andava più. E anche questo è carino. Forse avrei preferito che fosse stato un po' più verde. Cioè, mettendolo sugli occhi sembra quasi nero, molto scuro. Però, vabbè, 3 euro e... 3,99 euro forse. Più o meno questo prezzo qui e niente, vi ho fatto vedere tutto, un bacione e al prossimo video.